registrato il momento in cui ho l'onore di comunicarvi, dico parole a caso ormai, perché in realtà Donato mi ha un po' commosso, confesso, l'onore di comunicarvi i risultati dei 3 seggi elettorali che abbiamo allestito oggi pomeriggio, che sono rimasti aperti fino alle ore 18, per far votare i nostri 320 delegati al Congresso nazionale. Ne erano accreditati 313, di questi 313 nelle urne sono state contate una scheda bianca, 3 nulle, 52 voti contrari pari al 16,8% e 257 voti favorevoli pari all'83,2%. In realtà la chicca vera era la colonna sonora di prima, era la colonna sonora di West Wing. Se non sapete cos'è, sapevatelo, vi assicuro che ne vale la pena. Guardate, Giovani Democratici, ovviamente, questo credo che non ci sia ormai nemmeno bisogno di dirlo, perché diciamo che ci conosciamo da un po'. Continueranno a essere l'organizzazione di tutti e non l'organizzazione personale del sottoscritto. Per tutti alla sola condizione di lavorare, di dare il meglio di sé, di non cercare scorciatoie dentro questa organizzazione, c'è uno spazio. Io coi saluti ci vado abbastanza piano, perché ci vediamo tra poco alla festa, per cui non vorrei esagerare.
Vorrei intanto però ringraziare voi per la fiducia che mi avete riconsegnato, rimesso in mano, e vi assicuro che ne sento la responsabilità e che proverò veramente a fare del mio meglio anche per migliorare in quello in cui questa organizzazione ha bisogno di migliorare. Voglio fare semplicemente qualche piccolo ringraziamento però a cui tengo molto. Vorrei ringraziare, non c'è qui ma è un grande vecchio di questa organizzazione, quasi un Highlander, Luigi Guglielmelli, che è stato segretario regionale in Calabria, io non ricordo da quanti anni, e che di recente, diciamo, consegnato il mandato al nuovo segretario della Calabria, Sara Battisti, con cui abbiamo condiviso più di un'esperienza, Silvia Gadda e il piccolo Zeno, segretario regionale della Lombardia, che ha avuto bambino, Andrea Casso, con cui è stato uno dei primi con cui che ho incrociato quando abbiamo iniziato con il tavolo nazionale, Michele Grimaldi, Andrea Baldini, Marco Grandinetti, Francesco Parisi, Fabio, Astrobello, Nino Castorina, Federica, Filippo, Andrea Zarbo, Davide Montigi. Io mi scuserete, ma in genere con gli elenchi non sono molto bravo, dimentico sempre qualcuno, e appunto stavo dimenticando Mario Castagna. Che vidi apparire un pomeriggio caldissimo di luglio nel corridoio di Sant'Andrea delle Fratte vestito come un santone indiano, mi chiesi dove l'avessimo recuperato. In realtà è stata una delle persone, come dire, più belle che abbiamo incontrato in questo percorso. Un ringraziamento particolare ad Andrea Ballini, perché quando c'è da costruire e quando c'è stato da costruire è stata sempre una certezza, e quando c'è stato da stimolarmi un po' è stata sempre una certezza. Un ringraziamento conclusivo veramente sentito a due miei fratelli, Donato e Andrea Pacella. Noi abbiamo inventato una formula per raccontarci, la politica è la nostra passione, l'improvvisazione è il nostro mestiere, e come dire, finora mi sembra che abbiamo improvvisato bene, proveremo a continuare anche senza, come dire, il vostro aiuto dentro l'organizzazione, sarà un aiuto che ci mancherà. Buon lavoro a tutti, buona continuazione di discussione, perché sarebbe bello che questa discussione non si chiudesse qui con questa serata. Grazie e andiamo avanti.